Torneremo su questa notizia. Adesso invece la politica italiana per la nostra intervista della domenica. Enrica Agostini è a Firenze con il presidente della Regione Toscana ed esponente del Partito Democratico, Enrico Rossi. A te, Enrica. Buongiorno e grazie a Enrico Rossi di essere il nostro ospite. Oltre che presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi è in questo momento lo sfidante di Renzi alla segreteria del Partito Democratico. Lei dice, ha detto, perché nel PD c'è bisogno di più sinistra. Oggi Eugenio Scalfari sul Repubblica lo chiede chiaramente. La domanda da farsi è se il PD è di sinistra, se Renzi è di sinistra. Ma Renzi è uno che ha fatto nel PD punto e a capo e da qui bisognerebbe ripartire. Ha fatto cose di rottura, indubbiamente, sia dentro il partito sia al governo. Ha fatto molte cose che si aspettava da tempo si facessero, non tutte io personalmente nel merito le condivido e credo però che adesso bisogna guardare avanti, oltre renzismo e antirenzismo, e provare a riportare il PD nel suo luogo naturale, che è il territorio della sinistra, sia in termini di valori che in termini di contenuti. Dunque, lei ritiene che Renzi segretario non stia facendo bene? Quanto, da Ma 1 a 10 che voto gli mi sono darebbe? no, i voti poi diventano una cosa antipatica. Mi sono espresso più positivamente sulla capacità di muovere le cose a livello di governo che non sulla tenuta del partito. Qui penso davvero ci sia stato e ci sia un deficit di impegno, si corre il rischio di tante persone che si allontanano, di un dibattito interno che non è profondo quanto si vorrebbe e questo non fa bene al partito. Il partito ha bisogno di essere radicato sul territorio, non dovunque, insomma, si può ricorrere all'esterno, si può ricorrere ai commissariamenti, si può ricorrere a scelte dall'alto, i gruppi di dirigenti devono selezionarsi anche a livello locale, quindi avere una struttura, un'organizzazione e poi un partito che è presente nella società. Questo è uno sforzo che si deve fare. Senta, lei ha solo di qualche giorno anticipato forse anche Roberto Speranza, che si candiderà con ampia probabilità alla segreteria del Partito Democratico. Siete due della minoranza della sinistra del PD, spaccate un fronte che darà mano facile a Renzi di essere riconfermato segretario così. Ma mi permetto di correggere, io dissi che mi sarei candidato già a settembre dell'anno scorso, quindi se c'è una primazia nella candidatura la rivendico, anche perché, come posso dire, ho molto da recuperare, ecco, rispetto ad una gara con Renzi. Per il resto è probabile che ci siano più candidati dentro il Partito Democratico. Io vorrei proprio rompere però questo schema renzisti-antirenzisti che non serve a nessuno e che è asfittico, che imballa il partito e che poi alla fine fa vincere sempre Renzi. Noi abbiamo bisogno di un partito che abbia anche più leader e il congresso si presta bene ad una gara di questo tipo. Saranno i cittadini, i compagni, gli elettori a decidere. Senta, si sta parlando tanto di Verdini, del ruolo di Verdini. Renzi usa Verdini in funzione antiminoranza del Partito Democratico. Ma io chiedo con insistenza che Renzi prenda le distanze, che dica che l'alleanza con Verdini non è strategica, soprattutto che non sarà l'alleanza elettorale. Quanto al fatto di prendere voti, questo può capitare. In questi casi si ringrazia e poi si afferma in Parlamento a nome del Governo e a nome del PD che comunque non si tratta di alleanze strategiche. Anche perché vorrei vedere, al di là dell'aggiornamento continuo del pattuglione di Verdini che si sta ingrossando e che in politica questo è un fenomeno che si definisce trasformismo, alla prova dei fatti, cioè di fronte ad una prova elettorale, quanti sarebbero i voti che i cittadini conferiscono a Verdini, che è un centurione di Berlusconi, insomma, l'uomo di fiducia di Berlusconi. Io credo pochi e credo comunque che davvero un'alleanza con questa forza, se fosse strategica, sarebbe un'alleanza che non corrisponde alla vocazione del PD. Semmai il problema vero è come si ricostruisce a sinistra uno schieramento di sinistra e
e poi andremo alle elezioni augurandoci che ci sia anche uno schieramento di destra che esprima una propria forza, un proprio leader. Questo mi sembra il punto. Al Il momento Partito della Nazione, insomma, non mi convince come strategia politica. È un ricambio dentro la classe dirigente che si ricolloca anche per mantenere le poltrone. Senta, però insomma, in questo momento Renzi sicuramente guarda molto di più a Verdini e ad Alfano che non per esempio a Vendola, a Fassina. Beh, ha fatto bene secondo me Cooperl ad andare al congresso a portare un saluto, al congresso di Sinistra Italiana a portare un saluto. Bisogna mantenere un dialogo. Io ho colto positivamente Pisapia, Doria, quando sono intervenuti a proposito delle elezioni amministrative, anche ai compagni della Sinistra Italiana, che anche qui non hanno voluto. E non c'è stato modo comunque di fare un accordo per le elezioni regionali, direi attenzione all'antirenzismo, non è questo il punto. Il punto è di avere come sinistra proposte, strategie di governo, sfide sui valori e sui contenuti che ci consentano di ritornare a vincere. Ecco, per esempio, i valori e i contenuti. Le piace questa riforma della sanità che sembra andare molto verso la privatizzazione? Le piace il Jobs Act? Le piacciono queste riforme messe in campo da Renzi? Bisogna prenderne uno per uno. Se fossi totalmente contrario, ovviamente uscirei da questo partito, però sono anche convinto che fuori da questo partito non c'è posto e spazio per una sinistra. Una riforma del lavoro andava fatta e sul lavoro io credo che a questo punto, pur non condividendo tante cose di quella riforma, sarebbe importante chiederne l'applicazione fino in fondo. Ad esempio, mancano politiche attive per il lavoro. Cosa fanno i lavoratori che hanno finito la mobilità e che non hanno più protezione sociale dopo solo 2 anni massimo come previsti dalla NASPI? Cosa fanno i lavoratori che sono iscritti alle liste di disoccupazione di lunga durata? Cosa fanno i 4 milioni di poveri che sono sotto la soglia della povertà? Ecco, su questi temi c'è molto da fare per una sinistra, c'è da rivendicare politiche per lavori pubblici che diano lavoro a chi da tempo si trova nelle liste di disoccupazione. C'è da rivendicare una legge sulla povertà che costi davvero qualche miliardo e che Renzi copra. dice di averla È un fatta. timido inizio, insomma, bisogna essere un po' più coraggiosi. Forse magari sarebbe stato giusto mantenere la TASI per chi ha redditi medio-alti e trovare il modo di partire non con 800 milioni, ma con 3-4 milioni a favore della povertà. Ci sono persone che non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena. Queste, se si gira in alcune zone anche della Toscana, si possono trovare. Una sinistra deve provare a dare battaglia politica fino in fondo su questi temi, senza avere timore. Però non ci si può nemmeno guardare al passato. La stessa legge sulle unioni civili è una legge mutilata, come io stesso ho detto, e allora si faccia una buona legge sulle adozioni, si Alfano ha cominci a già lavorare a detto questo. non si farà, io su questo tengo Alfano ha detto a delle bestialità incredibili che credo per un po' di tempo è bene non rispondere distinto perché non si può definire innaturale un rapporto d'amore anche di carattere omosessuale. È un modo di pensare che non è sufficientemente rispettoso delle persone. Bene, grazie al Presidente Rossi per essere stato nostro ospite. Noi da Firenze vi restituiamo la linea. Grazie a te, anche a te, Enrica.